Che bello lodare il Signore. Un amen. Che bello lodare il Signore. Amen. Amen, così va meglio. Gloria a Dio. È una gioia essere qui insieme a voi e poter gioire alla presenza del Signore, perché c'è grande gioia quando siamo alla presenza di Gesù. A me il mio cuore gioisce, ecco, anche nel sentire le testimonianze, nel lodare il Signore per come Dio si muove anche attraverso la sua Chiesa. Dio raggiunge delle anime anche attraverso il suo popolo, perché questa chiamata, questo ministero non l'ha data a nessun altro se non proprio a noi, la Chiesa, è quello di andare e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Allora, ieri è un tema che sta ricorrendo spesse volte nelle nostre riunioni, anche ieri nella riunione di preghiera, anzi ne approfitto per ricordarvi che ogni sabato alle 6 ci incontriamo qui per fare una riunione di preghiera, un'oretta così per presentare al Signore le nostre necessità, i nostri bisogni e gioire anche lì alla presenza del Signore. Anche quella è una riunione dove il Signore è presente. Amen, perché mi hanno sempre insegnato che non ci sono riunioni di serie A, di serie B o di serie C. In ogni riunione dove due o tre sono riuniti nel nome di Gesù, Lui è in mezzo. Quindi noi non vogliamo perdere nessuno di questi incontri. Quindi siete invitati a partecipare tutti per presentare le nostre vite davanti al Signore. E dicevo proprio questo, ieri il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore riguardava l'atteggiamento di Manoah, che è il padre di Sansone. Il padre di Sansone, quando ricevette la promessa da parte dell'angelo del Signore, ricevette la promessa da parte dell'angelo del Signore di ricevere un figlio, anzi lo ricevette la moglie, però poi quando lui ha saputo di questa promessa, quindi sapeva che a breve gli sarebbe nato un figlio, è piaciuto considerare questo aspetto di Manoah, un aspetto meraviglioso a mio parere, perché lui fece una preghiera e disse: Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni. E ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà, ci insegni cosa dobbiamo fare. E l'applicazione che ho voluto presentare è questa: essendo una chiesa, essendo che siamo collocati in un luogo ben preciso, siamo qui a Caltagirone, ho detto, dico: Signore, insegnaci come dobbiamo muoverci in questo paese, perché il nostro desiderio è di conquistare questo paese alla gloria di Dio. Amen, siete tutti d'accordo, fratello? È il nostro desiderio e vogliamo dire: Signore, insegnaci. Come è stato per Manoah, dici cosa dobbiamo fare. E sono contento, perché quando fece questa preghiera, la Bibbia, la Scrittura dice che Dio esaudì quella preghiera. Quindi sono ancora più convinto che quando chiediamo qualcosa secondo la volontà di Dio, Lui ci esaudisce sempre. E questo è un proposito, è una cosa che il Signore vuole assolutamente, quella di essere impegnati in quest'opera che Dio ci ha chiamati a fare. Non è questo il messaggio, ma è il tema che sta ricorrendo. Michele ha parlato di questa attività che si svolge nelle carceri e abbiamo un bellissimo rapporto con Michele, ci conosciamo da tantissimo tempo, ci siamo conosciuti a Padova, e mentre che lui parlava mi veniva da farti una domanda. Michele, hai dovuto lasciare qualcosa per poter servire il Signore? Credo di sì. Sì, parecchie cose. Quindi penso che nel servire il Signore c'è bisogno di dare, o forse è meglio dire c'è bisogno di riorganizzare la nostra vita mettendo delle giuste priorità. Amen, siete d'accordo? E parleremo proprio di priorità questa mattina. Il tema è proprio questo, le priorità. E prenderò esempio della Bibbia in alcuni personaggi che ci insegneranno qualcosa. Perché il testo dalla quale partiremo, e vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, è nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, i versetti 16 e 17. Ed è l'inizio, è uno spunto che la Scrittura ci dà per poterci poi accostare a quello che sarà l'insegnamento della parola di Dio oggi. Seconda
Timoteo capitolo 3, i versetti 16 e 17. Dobbiamo alzarci in piedi per onorare la parola di Dio. Seconda Timoteo 3. Timoteo era un servo del Signore, per la quale Paolo stava ha scritto due lettere proprio rivolte a Timoteo, proprio per insegnargli alcune cose proprio riguardo la vita spirituale, riguardo al ministero, riguardo alla Chiesa, riguardo a tante istruzioni che Paolo ha voluto dare a questo servo, e sono sicuro che questa parola potrà esserci utile ad ognuno di noi. Perché? Perché è parola di Dio. Amen. Dice così la scrittura: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Perché? C'è un fine, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per la tua parola e chiediamo, come è stato per Manoà: Signore, insegnaci la tua volontà, facci vedere come dobbiamo muoverci, insegnaci attraverso la tua parola, Signore, qualcosa che riguarda la nostra vita. Ammaestrati, Signore, questa mattina abbiamo bisogno che tu ci insegni qualcosa riguardo alla tua volontà, e noi abbiamo fiducia che tu risponderai a questa preghiera, perché te lo chiediamo con tutto il nostro cuore nel nome di Cristo Gesù, che è con te benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Dicevo, questo è il testo sulla quale partiremo, perché come abbiamo detto ci parleremo di priorità. Quindi stiamo, da questo testo comprendiamo chiaramente che la scrittura è utile a insegnare. Quindi noi questa mattina siamo nella scuola della scrittura, impareremo qualcosa da alcuni personaggi che lo Spirito Santo ha inserito nella parola, che ci hanno dato qualcosa. Io sono andato a cercare sul vocabolario alcuni termini che riguardano proprio le priorità. Ora, non perché non sappia cosa significa la parola priorità, però ho scoperto una cosa, che quando andiamo su alcuni vocabolari oggi, grazie a Dio per la tecnologia, appena apriamo internet ce ne spuntano almeno 4-5, mettiamo una parola tipo significato di priorità, ci spuntano una marea di cose che ci insegnano qualcosa riguardo a questo termine, ed è bello perché entri proprio nel dettaglio di quel termine, entri proprio nel cuore di quella parola, vai a trovare alcuni sinonimi, è come se attraverso il vocabolario la nostra percezione di quella parola si allarghi e la possiamo vedere più attentamente. E io ho scoperto che la parola priorità significa il venire prima di altro a causa dell'importanza. Diritto di precedenza che qualcosa ha per la sua urgenza, ancora più forte il termine. Stabilire le giuste priorità significa, come ho detto prima, organizzare la propria vita. E c'è stata una persona che ha scritto sempre su internet che la gestione delle priorità, quindi parliamo di gestione delle priorità nella nostra vita personale, pianificando proprio il tempo da dedicare ad ogni attività, sentite bene, contribuisce ad aumentare l'efficacia, l'efficienza e la produttività. E ce lo insegna questo il lavoro, ce lo insegna la vita, ce lo insegnano tante cose, che quando noi impostiamo nella nostra vita delle priorità, perché c'è qualcosa che deve venire prima di qualcos'altro, noi vediamo che quell'aspetto prende un certo valore, e quel valore che diamo a quell'aspetto produce un risultato. Quindi attraverso alcuni esempi vogliamo dire: Signore, aiutaci a riorganizzare la nostra vita secondo quello che è il tuo proposito. Sapete, ci sono tanti uomini di Dio, a me piace tantissimo leggere, e leggendo alcune biografie, forse fratello Pippo si ricorderà quelle un po' più antiche, Michele Nardi,
ce ne sono diverse, Spurgeon, quelle biografie piccole, Moody, John Bunyan, Jonathan Goforth, sono tutti uomini della quale sono state scritte le biografie che hanno servito Dio. E nel servire Dio, io leggevo nella loro vita un particolare che tutti quanti avevano in comune, ed era quello che ognuno di loro ha dovuto impostare le giuste priorità per poter dare importanza a delle cose rispetto a delle altre. Gesù è il primo esempio che troviamo nel Vangelo di Marco, che ci insegna qualcosa di straordinario e di molto importante. Vi leggo io, se vi fidate, Marco 1, versetto 35. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatelo gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E Gesù andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Gesù ci insegna qualcosa di straordinario. Gesù è il figlio di Dio, Dio fatto uomo sulla terra e l'esempio per eccellenza che potremmo prendere per qualsiasi aspetto, ma in questo aspetto ci insegna qualcosa di straordinario. Mentre era ancora notte, significa mentre tutti gli altri dormivano, lui si alza, si mette in disparte in un luogo dove non c'è telefonino, in un luogo dove non ci sono le macchine, dove, in un luogo dove non c'è rumore, in un luogo dove non può essere disturbato, in un luogo dove si voleva appartare e lì pregava. E lì pregava, dice: fratello Andrea, ma è scontato, la preghiera è importante veramente? Ma quanti di noi riusciamo a trovare il tempo per dedicarci alla preghiera? Sapete, nel corso di questi anni ho sentito diversi fratelli che, magari parlando del più e del meno, mi hanno raccontato di alcune difficoltà nella vita matrimoniale, nel ministero, nel lavoro, in ogni sorta di cosa. E una delle domande che rivolgevo poi a questi fratelli o a queste sorelle, ovviamente, era questa: fratello, ma perdonami la domanda, ma quanto tempo dedichi alla preghiera durante una giornata? Ecco che lì c'era il problema. Fratello, c'ho tanto lavoro, lavoro dalla mattina fino alla sera, tanti impegni, tante cose, tante responsabilità, tante, il tempo è diventato il mio peggior nemico, non riesco a trovare il tempo per pregare. Ed ecco che lì c'è l'insegnamento. Noi come uomini desideriamo la pace, la serenità, la felicità, desideriamo essere benedette dal Signore, desideriamo tante cose, sono dei bisogni che nella nostra vita abbiamo, però dove li ricerchiamo? Dove possiamo attingere quella forza di cui abbiamo di bisogno, se non nella preghiera? E Gesù ce lo insegna: ma Gesù, ma sei il figlio di Dio, ma chi hai bisogno di pregare? Ma chi hai bisogno di metterti in un luogo appartato per pregare Dio? Ma chi hai tutte queste necessità da presentare al Padre? Gesù ci insegna che la preghiera è qualcosa di importantissimo. Un amen, due amen. Fratelli, la preghiera è importantissima. È uno dei pochi strumenti, uno degli strumenti che Dio ci dà per poter essere fortificati, perché è nella preghiera che riceviamo forza, è nella preghiera che riceviamo aiuto, è nella preghiera che possiamo ricevere ciò che Dio vuole dirci, è nella preghiera. Quindi, fratelli, la mia preghiera quando ho letto questo testo è: Gesù, insegnami a pregare. Gesù, dammi la forza di riorganizzare la mia vita, la mia giornata, per poter trovare più tempo per pregare, che sia il desiderio di ognuno di noi, perché in esso c'è forza, nella preghiera c'è forza. Gesù ci insegna che dobbiamo pregare Dio
nel nome di Gesù. È Lui che ce l'ha insegnato, nessun altro mediatore, nessun altro che può intercedere per noi, ma pregate Dio nel nome di Gesù. E noi vogliamo dire: Signore, è questo che vogliamo fare, ma insegnaci, facci capire che questa è la giusta priorità. Un altro esempio che Gesù ci dà sempre in questo testo è la priorità sulla missione. Quando a un certo punto lui stava pregando e iniziavano ad arrivare gli impegni quotidiani, c'era tanta gente che già stava iniziando a cercare Gesù, c'erano delle necessità, c'erano dei bisogni, persone ammalate, persone lebrose, persone che avevano un bisogno importante. E allora vediamo che Pietro, pieno di enfasi, va da Gesù e a un certo punto gli dice: tutti ti cercano, quasi come per dire: che stai facendo là a pregare? Permettetemi questa parafrasi, che non è ovviamente scritturale, ma mi piace pensarlo. Tutti ti cercano e tu sei qua, Signore, a pregare. Cosa dobbiamo fare? Qua c'è un bisogno. Ma il Signore ci insegna che ci sono delle priorità nella sua vita. E la sua priorità ce lo dice la Scrittura: affinché io predichi anche lì, anche in un altro posto, anche ad un'altra famiglia, anche in un altro villaggio. Fratelli, non concentriamoci solo sul nostro piccolo orticello, ma apriamo i nostri occhi. C'è tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro su Caltagirone, sulle famiglie. Gloria a Dio per quello che stiamo vedendo, ma c'è di più, c'è di più. Noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Noi vogliamo dire: Signore, aiutaci a darci la giusta priorità sulla missione. Come è stato detto, fratello, sorella, amico, amica, tu hai un proposito che lo ha stabilito il Signore. È un proposito che Lui ha stabilito per la tua vita. E forse non sarà quello di predicare su un pulpito, forse non sarà quello di insegnare in una scuola biblica, forse non sarà non so cosa, ma probabilmente nel posto dove ti trovi, nella famiglia in cui ti trovi, nel lavoro dove ti trovi, nella palazzina in cui ti trovi, nel quartiere dove ti trovi, ci sono delle persone che puoi raggiungere solo tu e nessun altro. E Dio ti ha posto là proprio per questo. Proprio per questo serve solo una cosa da parte tua, da parte nostra. Signore, apri i miei occhi e fammi vedere le persone come tu li vedi. Alleluia. C'è un altro esempio che voglio prendere, sempre nel Vangelo di Marco, che ci insegna anche qui qualcosa di straordinario. L'abbiamo meditato qualche settimana fa, è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Bellissimo miracolo, Gesù provvede una moltiplicazione dei pani, dei pesci, sfama migliaia di persone, un bellissimo miracolo, gloria a Dio. In questo testo c'è anche una bellissima rappresentazione del fatto che Gesù non dà lui il pane alle persone, Gesù chiama i discepoli, glielo dà a loro il pane e gli dite: voi distribuitelo, non fatelo voi, io do a voi e voi distribuitelo agli altri. Anche questo è un bellissimo esempio di come Gesù si vuole usare dei suoi discepoli per poter raggiungere quelle anime. Ma ciò che ha toccato il mio cuore in questo testo, sapete cos'è? Che Gesù guarda questa gente e dice: io ho pietà di questa gente, poiché, ascoltate bene, da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Non c'è da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni, verranno meno per strada. E alcuni di loro sono venuti da lontano. Cosa ci insegna questo? Ci insegna che questo popolo, queste persone che hanno deciso di seguire Gesù, hanno impostato una priorità. Io voglio seguire Gesù, costi quel che costi. Sarò senza mangiare, patirò la fame, ci sarà tanta strada da fare, ci sarà un deserto da attraversare, non lo so, ma io voglio seguire Gesù, costi quel che costi. Da 3 giorni erano dietro a Gesù e non avevano di che mangiare. E quando noi decidiamo di reimpostare la nostra vita secondo questa priorità, quella di dedicarci a Gesù, sapete cosa succede?
c'è una conseguenza. Eh sì, come per qualsiasi azione c'è una conseguenza, azione negativa, conseguenza negativa, azione positiva per il Signore, risposta positiva dal Signore. Questo popolo era senza mangiare, ma Gesù li guarda, vede la loro predisposizione di cuore e cosa fa? Prende il pane e lo distribuisce. E migliaia di persone vengono sfamate. Gesù è il pane della vita. E quando noi decidiamo di seguire Lui ci soddisfa pienamente di ogni bisogno. Alleluia! Non è meraviglioso? Quasi quasi verrebbe da dire: Signore, voglio iniziare a seguirti pure io. Amen. Gloria a Dio. È bellissimo seguire il Signore, perché io non ho mai visto un giusto che abbia deciso di seguire Cristo che abbia il pane da raccattare, cioè che rimanga senza mangiare. Non esiste, perché quando Dio vede questo, Dio provvede. Ho citato all'inizio alcuni uomini per la quale hanno deciso di seguire il Signore, George Mueller. Un esempio meraviglioso, io vi consiglio di leggere queste biografie, sono meravigliose. George Mueller ha dedicato l'intera sua vita per gli orfani, per i bambini piccoli. Ma sapete qual era il particolare di quest'uomo? Che non aveva un centesimo, non aveva un centesimo e iniziò a prendersi cura degli orfani, 1, 100, 10, migliaia di orfani. Sapete qual era la sua preghiera ogni mattina? Padre, non per me. Per questi bambini c'è bisogno di mangiare. E sapete cosa succedeva? Che Dio provvedeva ogni giorno cibo in abbondanza e queste strutture si riempivano e questi bambini venivano accuditi e questi servi del Signore che erano lì impegnati per l'opera venivano sfamati, venivano aiutati. Perché questo? Così frutto del caso e una cosa dice: ah, quello è fortunato. Ma quale fortuna? Non esiste la fortuna, esiste un Dio che provvede. Alleluia! Perché questi uomini hanno deciso di seguire Cristo con tutto il loro cuore. Gloria a Dio. E in ultimo, l'ultimo esempio e concludo, lo troviamo in una donna, un esempio meraviglioso. Di una donna, la storia la conoscerete sicuramente, sono due sorelle, Marta e Maria. Queste due donne, a un certo punto accolgono Gesù, accolgono i suoi discepoli e nell'accoglierli in casa, giustamente come ognuno di noi farebbe quando abbiamo degli invitati, cosa si fa? Fratello, aiutatemi, cosa si fa quando invitiamo qualcuno a casa? Si prepara da mangiare, si mangia, si fanno le pulizie, ci sono delle cose da organizzare. E cosa succede che appena entra Gesù in questa casa? Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, sua sorella, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. In questo testo alcuni hanno interpretato il testo in una maniera secondo me errata. Hanno iniziato a dire che era scorretto l'atteggiamento di Marta perché giustamente aveva ragione, perché c'era un lavoro da fare, ma Gesù non ha mai detto: Marta, stai sbagliando, perché Gesù era lì, dovevano mangiare, erano in vita, erano a casa, erano lì proprio per questo. Non sta dicendo: Marta, hai sbagliato tutto. Non sta dicendo: guarda che non dovevi farlo. Marta gli sta, Gesù gli sta dicendo: tua sorella ha scelto la parte buona, quello che tu stai facendo, cucinare, preparare, sono tutte cose necessarie, è giusto farlo, ma ci sono delle priorità. Ascoltare la parola di Gesù è la cosa importante. Oggi, fratelli, e concludo con questo,
Sempre ritornando al fatto che mi sono soffermato a parlare con alcuni nel corso di questi anni e, come ho detto all'inizio, ci sono stati alcuni che hanno presentato dei bisogni, dei problemi che stavano vivendo nella propria vita personale, di coppia, di famiglia, nel ministero. E una delle mie domande, oltre a chiedergli, fratello, sorella, ma quanto tempo dedica alla preghiera? E abbiamo scoperto che c'era una difficoltà assoluta nel pregare, quindi nel gestire il proprio tempo. Un'altra difficoltà molto importante che veniva sottovalutata è proprio il tempo di leggere e meditare la parola di Dio. Dice, non ho tempo. E io dico, scusa un attimo, ma quando ti siedi a tavola, quando inizi a mangiare, intanto quante volte mangi al giorno? Due, tre, quattro volte, dipende, no? Ma scusa, quanto tempo dedica a tavola? Quanto tempo ci stai seduto a tavola? Non so, alcuni un'ora, alcuni un'ora e mezza, alcuni anche 2 ore. Allora la mia domanda è questa: scusa, però il tempo per nutrire il tuo corpo lo riesci a trovare? E il tempo per nutrire la tua anima non lo riesci a trovare? E questo è il problema. Non sono tutte le difficoltà che ci sono nella vita che stai attraversando, il problema sta nel fatto che la tua vita non è impostata con le giuste priorità. Quindi, Signore, aiutaci a reimpostare la nostra vita, la nostra giornata, dando le giuste priorità. Amen, fratelli. Meditare la parola di Dio è qualcosa che tutti, tutti, non il pastore solamente, non i servi di Dio, non gli evangelisti, non solo i profeti, tutti siamo chiamati a fare. Perché quando leggiamo, quando dedichiamo tempo alla meditazione, noi non stiamo facendo un favore a Dio, no. Noi non stiamo ubbidendo a una chiesa che ci dice di fare questo, no. Noi stiamo mangiando, noi stiamo ascoltando la voce di Cristo, perché la parola viene chiamata anche parola di Cristo. Quindi quando noi la leggiamo, non stiamo leggendo un libro, stiamo ascoltando. Proprio come fece Maria, ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Signore, aiutaci a riorganizzare la nostra vita, la nostra giornata, per trovare obbligatoriamente il tempo per pregare e per leggere la tua parola. Concludo dicendo questo, abbiamo parlato di conquista. Amen, noi siamo il popolo di Dio, siamo chiamati a conquistare cosa? Territorio nel nostro cuore, nella nostra mente, ma siamo chiamati anche a conquistare territorio fuori, come è stato per me. Un fratello è venuto e mi ha detto: Gesù ti può salvare. E quel giorno Gesù mi ha liberato dalla droga, da tutto quello. Voi sapete la mia testimonianza. E credo che ognuno di noi qui presente abbia avuto questa esperienza, che qualcuno ti ha parlato di Gesù e tu hai realizzato qualcosa. Forse Dio ti ha scampato dalla morte. E chi lo sa, io stavo per suicidarmi, ero lì, non c'era più niente da fare, ma quella parola mi ha salvato la vita. Fratelli, che il nostro cuore sia sensibile a questa cosa. Ci sono tante persone fuori che stanno gridando, ma se noi non ci cibiamo, se noi non preghiamo, se noi non impariamo che solo in questo possiamo ricevere forza, possiamo crescere nella fede, noi non andremo da nessuna parte. Quindi vogliamo dire, come Giosuè, vogliamo conquistare questo paese? Fatemi vedere le vostre mani. Vogliamo conquistare questo paese? C'è un lavoro da fare? Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica ciò che vi è scritto. Allora prospererai. Allora prospererai. Non te l'ho io comandato, dice il Signore, allora prospererai. Ma cosa significa prosperare? Significa che ti arricchirai di migliaia di euro? No,
Significa che ti arriveranno delle proprietà, diventerai ricco di proprietà? No! Perché Giosuè ci insegna cosa significa prosperare. Giosuè mise in pratica quella parola che Dio gli aveva dato, iniziò a meditare la Bibbia giorno e notte, iniziò a praticarla, iniziò a consacrarsi al Signore e poi iniziò a camminare, 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 camminare. E ogni luogo che le sue piede calpestava, Dio glielo dava. Dio glielo dava a conquistare. Ogni luogo che il tuo piede calcherà, io te lo darò, dice il Signore. Io te lo darò, dice il Signore. Io te lo darò, dice il Signore. Questa è la chiamata di Dio. Questa è la chiamata per noi oggi. Signore, insegnaci a impostare le giuste priorità. Preghiamo. Alleluia.